Hello everyone! Sono tornata con un video bellissimo, ovviamente perché è mio. Ho intervistato 4 italiani che vivono o hanno vissuto negli Stati Uniti, in vari stati, e abbiamo parlato un po' della loro esperienza, mettendo molto in relazione l'Italia con gli Stati Uniti. E poi a fine video c'è la domanda da 1 milione di euro, italiano: si vive meglio in Italia o in America? Quindi restate per guardarlo. Parlando di inglese, io non posso non menzionare lo sponsor di oggi, Cambly. Poi soprattutto adesso che è arrivato l'autunno, ci sono le brutte giornate, piove, oggettivamente si esce un po' di meno rispetto all'estate, cioè almeno io esco un po' di meno. È, diciamo, il momento perfetto per riempire quelle giornate un po' meno piene con dei buoni propositi, tipo l'inglese. Con Cambly, che è una piattaforma di e-learning, quindi è accessibile da computer o dal cellulare, è possibile imparare l'inglese online con degli insegnanti madrelingua 7 giorni su 7, 24 ore su 24. È davvero convenient, è adatto a tutti, dai beginners, intermediate, advanced. Offre lezioni e corsi per vari obiettivi, che possono essere viaggio, lavoro, scuola. Migliaia di persone già stanno usando Cambly e stanno ottenendo dei buonissimi risultati, anche perché appunto imparare attraverso la conversazione aiuta non solo a imparare lessico, pronuncia, grammatica, ma anche a sciogliersi, a utilizzare effettivamente poi la lingua. Quindi io vi direi di provarlo, anche perché con il mio codice sconto, che questo mese è Sonia Fall, infatti ho parlato dell'autunno, otterrete il 50% di sconto sui piani annuali. Questo vuol dire che una lezione, che è uno a uno con un insegnante, vi può venire addirittura 5,10€, super convenient. E inoltre con il mio sconto potete andare subito sul sito e ottenere una lezione di prova gratuita di 15 minuti. Direi che non c'è niente da perdere, quindi utilizzate questo Sonia Fall e unitevi anche voi a tutte quelle persone che stanno, 1, cercando di migliorare se stessi, 2, cercando di migliorare il loro inglese, 3, riempiendo le loro giornate autunnali di pioggia. Adesso passiamo al nostro video di oggi. Di dove sei? Io sono nata a Milano, però ho vissuto la maggior parte della mia vita a Varese. Sono nato e cresciuto a Roma, periferia, non sono un romano doc. Sono di Monza, provincia di Monza, Cornate d'Adda. Io sono nativo di Novara, sono nato a Novara. Dove vivi al momento? Adesso sono domiciliata a Roma. Al momento vivo alla Cilia, nonostante io poi abbia sempre fatto il paladino dell'anti-italiano, alla fine eccomi qua. Vivo a Richmond in Virginia, Stati Uniti. Vivo da più di 15 anni a Milano. Da quanto vivi negli Stati Uniti o per quanto tempo hai vissuto negli Stati Uniti e dove? Allora, io ho vissuto in America per 8 anni e mezzo. I primi 3 anni in New Jersey e gli ultimi anni invece fissa a New York. Ci ho vissuto per un anno e qualcosa, ho vissuto in Florida, però diciamo che da che sono piccolo ho sempre fatto molto avanti e indietro. C'è mio zio, il fratello di mia madre, che sta in Illinois, lui ha fatto un po' il sogno americano, è partito a 20 anni con 2 spicci in tasca e poi da lì sta impaccato, come si dice in Francia. Dal 2017, agosto 2017, un pochino di più di 5 annetti. Ho vissuto a New York City per un anno e mezzo. Perché ti sei trasferito lì? Allora, io avevo provato molte volte in passato a stare a New York perché era il mio sogno da quando avevo 12 anni, credo. Poi per motivi familiari e per un'occasione lavorativa, insomma, sono riuscita a trasferirmi in New Jersey e da lì mi si sono aperte varie porte. Mi sono trasferito perché avevo trovato lavoro a Disney tramite passaparola. Ti dava un visto di, a me mi sembra, 14 mesi. Ho cavalcato subito l'occasione, ho conosciuto tantissime persone, però sostanzialmente per lavoro, ma diciamo che è stata una scusa per andare in quella che sentivo fosse la mia seconda casa, forse prima casa. Allora, certo. Tutto era partito come ragazza alla pari. Io ero partita come ragazza alla pari e mi ero trasferita in Virginia, però non a Richmond, ad Arlington, Washington DC. Sono rimasta, mi sono trasferita a Richmond e ora sono qua e mi piace. Mi sono trasferito per migliorare la mia conoscenza della lingua, per fare un'esperienza all'estero durante il mio percorso di specializzazione. Stavo facendo una specializzazione medica, c'era la possibilità di trascorrere un periodo all'estero e l'ho colta. Cosa hanno gli Stati Uniti che l'Italia non ha?
Bella domanda. Allora, l'America oggettivamente ti dà la possibilità di fare tutto quello che vuoi, insomma, con sforzo, con voglia, con determinazione hai veramente tantissime occasioni che magari in Italia sono più difficili da ottenere, in particolare a New York, perché poi le grandi città sono un po' delle oasi. C'è questo senso di forte libertà, di mancanza di giudizio nei confronti di chiunque, persone che vivono lì, persone che vengono da fuori, c'è questo melting pot incredibile, quindi un arricchimento culturale, etnico, sociale, religioso, insomma, è arricchente veramente per questo motivo. Vero, domanda impegnativa. Una cosa che c'hanno loro tantissimo a livello questo di popolazione più che altro è questa gloria, questa gloriosità, no? Si vendono bene le poche cose che hanno, rendono tutto molto importante, tanto che alla fine ci credi pure tu, cioè the American dream, perché dovrebbe essere meglio the whatever else dream? Eppure è the American dream, no? Io non ho mai sentito dire the Dutch dream, no? Invece a livello territoriale c'è di tutto, cioè appunto, nel senso, vabbè, io sono un grande fan della West Coast, ho avuto delle emozioni che poche altre volte nella vita ci ho avuto, a livello visivo proprio, che vedi qualcosa e dici, cioè io posso morire adesso. Innanzitutto direi a livello lavorativo, più lavoro. Mi dispiace un po' della situazione lavorativa italiana, perché mi rendo conto che un sacco di persone stanno facendo fatica a trovare un lavoro, qualsiasi lavoro. Qui c'è un po' più di disponibilità, un po' più di meritocrazia, che sembra un po' cliché, però è vero. C'è spazio di crescere e questo mi piace. Un'altra cosa, sembra stupido, ma in realtà mi piace tantissimo. Quando esci di casa ti puoi vestire come cavolo ti pare. Puoi essere in pigiama con l'infradito, l'infradito e le calze bianche, nessuno ti giudicherà. È una bella domanda. Allora, diciamo che gli Stati Uniti, io posso parlare dell'esperienza di New York, hanno rispetto all'Italia una dimensione cosmopolita completamente diversa, e quindi è la diversità che secondo me rende attrattivo un'esperienza di questo tipo. E poi in particolar modo New York rispetto all'Italia e rispetto anche a Milano ha la possibilità di offrire dal punto di vista delle attività culturali, delle attività extra lavorative, molto molto di più in orari molto più flessibili. Il contrario, cos'ha l'Italia che gli Stati Uniti non hanno? L'Italia, ed è il motivo per cui in realtà poi sono tornata, ha questa maggiore capacità di costruire dei rapporti amichevoli, emotivi, personali. La profondità dei rapporti non è così forte, cioè è molto più difficile, non c'è l'abitudine di pranzare insieme, di cenare insieme, di fare i weekend insieme. In Italia c'è più piacere nello stare insieme, e poi non manco a dirlo il cibo. Allora, sicuramente un po' più di elevazione dell'animo. Fare amicizia magari paradossalmente è più facile, anzi senza paradossalmente, è più facile in America che in Italia. Chiunque ti chiede come stai, chiunque ti saluta. Però qua, come dire, c'è proprio più ricerca, più introspezione. Quindi ecco, trovare un amico lì magari è più facile, ma trovare un buon amico con cui puoi condividere tante tante cose e andare in profondità, qui può succedere, lì è quasi utopistico per certi versi. Non lo so, altri valori sicuramente, che poi ormai, cioè, nel senso che poi si va nella direzione di un miscuglio generale, sicuramente. Direi il calore umano. L'essere italiano, l'essere... Sai che non saprei neanche come definirlo, è difficile da spiegare. Il calore degli italiani lo percepisci. Esempio, vai fuori in un bar con gli amici, si fa caciara, anche con sconosciuti, con gente che incontri fuori a fumare. Qua invece sembra, non dico che è difficile fare amicizia, ma manca quel calore, manca quell'essere... L'essere divertente, ecco, l'americano sì, sa essere divertente, ma ha i suoi limiti. Allora, io ho iniziato ad apprezzare la cultura italiana una volta che me ne sono andata. Quando tu sei in Italia e vivi la tua cultura, dici è la normalità, è la mia cultura, non è niente di che. La apprezzi una volta che esci fuori dall'Italia e incontri culture differenti e dici però questa cosa la fanno diversa, però questa cosa mi manca un po' dell'Italia, e sì, lì sì che capisci la cultura italiana e la apprezzi e la ami. È Europa, dal tipo di dal tipo di calore delle persone, che non è maggiore o migliore, ma è diverso, però è Europa. Io non mi sono mai sentito così europeo come quando ho vissuto a New York. Qual è la cosa che ti piace o ti piaceva di più della tua vita in America?
Allora, mi piaceva l'energia e la possibilità appunto di fare tanti lavori diversi e di essere sempre occupata, di avere tantissimi stimoli sotto tanti punti di vista, al punto in realtà che a volte ti sembra di non riuscire quasi a starci dietro. Però se sai gestirti e prenderti anche dei tuoi spazi, hai una vita pienissima, tantissime esperienze bellissime, viaggiare, vedere dei posti, dei panorami che insomma che non ci sono in Europa se non altro, quindi... Avendo un'esperienza magari un po' specifica, no? Che è stato Disney, una cosa bella era, bella e brutta, però che ti faceva comunque sentire bene, ti dava belle vibes, era questa bolla che un po' crea Disney, no? Per cui gli impiegati lì della Disney erano tantissimi e vivevamo tutti insieme in questi housings, per cui ti sentivi proprio parte di qualcosa di grande, cosa che l'effetto un po' che ti fa di fondo l'America e che figura di Disney, cioè la quintessenza di tutto ciò. Esplorare gli Stati Uniti e, per esempio, tra due settimane vado a questa partita di football, college football, non ci sono mai stata e dico che bello, non vedo l'ora, è molto americano. E mi piace veramente vivere queste situazioni molto americane, che dici lo vedo nei film, finalmente lo vedo nella vita reale, questo mi piace di più. Mi piaceva tantissimo il fatto che la città ti desse una vastissima varietà di opzioni sul come gestire il tuo tempo lavorativo e il tuo tempo extra lavorativo. Era la scelta che mi davvero manca molto. E qual è la cosa che ti mancava di più dell'Italia? La famiglia, quello sicuramente. Poi noi da italiani gli affetti sono la cosa più importante, quindi io tornavo anche una volta ogni 4-5 mesi, poi i nipotini, sai, quando inizia a sentire veramente che il tempo è passato e che ti stai perdendo un po' di cose a livello familiare, insomma, ti manca un po' quello. E sì, il cibo anche. Vabbè, è il cibo, quindi c'è tanto da dire. Là al supermercato è una mela costa il doppio che qua ed è scintillante, poi gli dai un morso e dentro c'è, non so, c'è il marciume. Oppure non sa di niente, semplicemente. Io, per esempio, non è che ho mai mangiato particolarmente healthy e infatti ho cavalcato tantissimo questa cosa. Cioè ho iniziato a bere Coca-Cola, sono diventato addicted di Coca-Cola. Però lì il fatto di non avere alternative o che se ce l'hai costa il triplo che non si può fare. Mi mancava in generale sicuramente la ricerca di uscire dalla superficialità, ecco, si applica in senso esteso al cibo, ai rapporti sociali, un po' di anima, ecco. Sembra un cliché, ma mi mancano famiglia e amici, entrambi. Uscire con gli amici, passare il tempo in famiglia, i pranzi in famiglia, entrambi gli aspetti. Ogni volta che torno, famiglia, pranzi, cene, uscire con gli amici, sono sempre in movimento perché voglio fare tipo il pieno delle persone che mi circondano e che amo. Il mare. Ma sei a Milano? Sì, ma Milano è un'ora e un quarto dalla Liguria, perché anche New York è sul mare, sei sull'oceano, quindi... Però è diverso, anche se vai a Coney Island, che sei su questa spiaggia fantastica, però non è come il nostro mare, è diverso, il mare. Come sono gli americani dello stato in cui vivi o hai vissuto rispetto agli italiani della regione da cui vieni? Gli americani, quindi io ero a New York, quindi l'americano di New York ha generalmente una mentalità molto aperta, è preparato su tanti argomenti, ha questa apertura anche verso le persone che vengono da fuori, quindi è abituato ad avere a che fare con asiatici, con europei, con sudamericani. Non dico che riuscisse sempre a parlare lingue straniere perché non è proprio il punto forte degli americani, però sì, c'era questa grandissima apertura verso lo straniero. In Italia secondo me siamo un filino indietro, nel senso che non per mentalità ma per abitudine, quindi hai meno a che fare con persone che vengono da fuori e quindi c'è più difficoltà anche forse ad apprezzare quello che non è l'abitudine italiana, il cibo italiano che è sempre per forza migliore. Forse questo è un po' di apertura mentale verso la cultura diversa dalla tua. Tendenzialmente parlo di romani, cioè, a Roma c'è questo tipo di ironia, no? un po' rassegnata, un po' arrogante allo stesso tempo, per cui tutti si sentono un po' una spanna sopra gli altri, però non in maniera snob, in maniera tranquilla e paciosa. Invece lì questa cosa, no, sicuramente, parlando della Florida nello specifico, insomma, i Floridians sono quello che sono, come dire, insomma, non voglio entrare in discorsi troppo politici, però insomma la Florida si distingue dagli altri stati, insieme forse a Texas e pochi altri, per ragioni politiche, purtroppo, per fortuna, non lo so. Non sono mai riuscito a parlare troppo di come gira il mondo con persone della Florida, perché era un forte disaccordo su tutto. Però
specialmente le poche volte che sono andato a fare un salto a Miami, sicuramente c'è tanta ostentazione. D'altro canto c'è anche quell'atteggiamento bello e radioso di chi vive, no, in stati che confinano col mare, c'è anche tanta ospitalità. Allora, gli americani qua della Virginia sono, che in realtà un po' ovunque, dico la verità, l'ho visto un po' ovunque, sono molto cordiali, salutano, sorridono, tipo quando per esempio cammini per strada, ti sorridono, ti salutano, dicono molto excuse me in Italia. Di contro, sappiamo cucinare, con gli americani non sanno molto cucinare. In generale, noi italiani apprezziamo molto di più il tempo in famiglia. Il mondo del lavoro è diverso tra Italia e Stati Uniti? Sì, nel senso che appunto c'è una sensazione di ricircolo, diciamo così, di turnaround di personale molto più dinamico di qui. Infatti una delle cose che mi piacevano molto era che le persone spesso e volentieri riescono a reinventarsi, a reinventare una carriera, a cambiare carriera completamente. Io ero stupita spesso di persone 45, 50 anni, 55 anni, perdevano un lavoro e mi dicevano: io faccio un corso di 6 mesi e divento infermiere. E prima erano magari ristoratori. Io dicevo: wow, ma che coraggio, che forza, è stupenda questa cosa. In Italia, bene o male, se inizi a fare un lavoro, fai quello e rimane quello per 30 anni. Il lato invece negativo era che a volte ti sentivi un po' un numero, nel senso che se non ero io a dare la mia disponibilità per fare da interprete o quello che era, non importa, vai da un altro, perché non c'è tanto la cultura del lavoratore come persona. Insomma, una città molto capitalista, incentrata sui soldi, no? Bene o male tu sei la fonte di guadagno per una agenzia o per una società. Nella mia esperienza sì, sempre perché magari è un po' peculiare, quindi Disney è molto diverso da qualsiasi altro posto di lavoro, c'è una realtà grandissima, per cui tu puoi fare per 6 mesi un lavoro, per 6 mesi un altro, non so quante decine di migliaia di impiegati c'ha Disney solo lì in Florida. Però in generale l'esperienza lavorativa, cioè mi sono informato tanto quando stavo lì, no, con l'idea di dire: ma io ci voglio, non ci voglio vivere, no? Il mondo del lavoro è uno dei motivi per cui non ci vivrei, perché a livello di diritti non c'è paragone, c'è anche solo la quantità di ferie. Poi per il resto, essendoci questa mentalità molto più imprenditoriale eccetera, è più facile trovare lavoro, diciamo che le aziende funzionano meglio, sono molto più digitali. Poi col Covid forse minimamente abbiamo un po' filled the gap. Aggiungo una cosina rispetto a quanto ho detto prima, ossia che delle ferie, purtroppo qua non ci sono tante ferie. In Italia per esempio ci sono ferie per agosto piuttosto che l'8 dicembre, che ne so, festa della Repubblica, il 25 aprile, ci sono comunque durante l'anno un po' di ferie. Qua invece ce ne sono veramente pochissimi. Natale ci danno Natale off, Santo Stefano si lavora, c'è il Memorial Day, c'è Fourth of July, che Fourth of July, come anche il Natale, può cadere in qualsiasi giorno, però tutto il resto delle ferie, ossia il Memorial Day, Columbus Day, tutto il resto delle ferie le fanno cadere di lunedì, sempre e comunque, perché alcune aziende chiudono, ok, fanno il ponte, va bene, però tutti gli altri sono lavoro. Le aziende non chiudono le 2 settimane, 3 o 4 settimane ad agosto, nessuno chiude qua. E un po' mi pesa la cosa, perché tipo io vedo i miei amici, i miei familiari, oggi è Ferragosto, tutti a casa, si griglia, e io come una stronza lavoro. Fai conto che io ho 2 settimane di... in realtà non proprio 2, dipende un po' da quante ne accumulo, e poi io cerco di prenderle tutte, per esempio, alla fine dell'anno, così torno in Italia. Poi se non ho abbastanza ferie accumulate, io dico: raga, non pagatemi, non mi interessa quei extra giorni lì, l'importante è che io sia in Italia. Quando sei in Italia dici: ok, vabbè, queste ferie sono dovute, ok, l'azienda chiude, faccio quel che voglio. Poi quando esci fuori dall'Italia e ti rendi conto che non è lo standard, non è la norma, apprezzavo quando lavoravo in Italia. Nel mio settore, nel settore medico, nel settore scientifico, sì, è molto diverso. È molto demanding, molto competitivo e richiede davvero un'applicazione notevole in quelli che sono i tuoi task. Non puoi nasconderti, non puoi, tipo, hide in the shadows. No. Si socializza in maniera diversa tra Italia e Stati Uniti? Sì, sembra almeno sulla superficie molto più facile attaccare bottone con le persone che sono, io ho sempre trovate molto disponibili, nonostante poi i newyorkesi dicano che i newyorkesi sono rude, cosa che io non ho mai riscontrato, molto disponibili ad aiutare, appunto anche a intavolare una discussione, però poi non si va molto in profondità, conosci, approcci, diciamo che finisce un po' tutto lì o poco più, mentre invece l'italiano magari approccia in maniera meno eclatante, meno friendly, però se
entra nel tuo canale e ti approccia, poi hai più probabilità che si sviluppi in un rapporto, in un'amicizia o qualcos'altro. Direi tantissimo, cioè è molto più polarizzato sicuramente, come tutto il resto forse, nel senso che ci sono le confraternite nel college, che è un esempio sociale secondo me importantissimo, no? Tante cose forse affondano le radici anche proprio in questa esperienza qui, che è diversissima, cioè lì c'è il college che è proprio una tappa della vita che qua non c'è, che è una cosa bellissima, c'è un tipo di esperienza formativa che comunque amplifica tutte le dinamiche sociali che ci sono, che tu hai vissuto a scuola fino a che non hai fatto 18 anni. Importante come differenza sociale è il concetto di bar. Il bar, cioè, no, banalmente, andiamoci a prendere un caffè, te lo puoi sentir dire da chiunque, cioè, anche da una persona con cui hai chiacchierato piacevolmente alla fermata dell'autobus per mezz'ora. Mentre lì, magari si chiacchiera per strada, appunto, si familiarizza superficialmente molto più facilmente, però poi, quando si tratta di andarsi a prendere una cosa insieme, è sempre un po' più impegnativo, no? Sì, direi proprio di sì. Infatti, un po' ho già risposto a questa domanda precedentemente. L'americano proprio, di per sé, è strutturato differentemente. È un po' più chiuso rispetto all'italiano, fa meno cacciara, anche se però, quando inizia a bere, ecco, l'americano io mi rendo conto che non ha via di mezzo, o non beve o beve troppo, e quindi poi diventa un caso umano. È un po' difficile approcciare l'americano perché sta un po' più sulle sue, non si apre così facilmente come l'italiano tu inizi a fare amicizia veramente in qualunque posto, con qualsiasi pretesto tu inizi a parlare con l'italiano. Qua invece sono tutti molto più formali, tutti molto più composti, come se avessero una sorta di facciata che è difficile un po' da penetrare. O ti trovi gli americani che stanno bevendo, stanno facendo cacciare, allora lì sì, però in una situazione un po' più normale diventa un po' più complicata la cosa. Negli Stati Uniti, a New York in particolar modo, è molto più semplice socializzare quando sei da solo. Sei da solo in un ristorante, in un club, e ti siedi al bancone, è difficilissimo che non scambi due chiacchiere con qualcuno. Io lì ho trovato molto più semplice socializzare in una maniera forse più superficiale, nel senso tu arrivi fino a un certo punto, nella mia esperienza, dopodiché c'è come una barriera, però a quel punto lì ci arrivi forse più facilmente che in Italia. D'altro canto però c'è una predisposizione verso il prossimo che io trovo davvero lodevole, e che non sempre in Italia è così. A New York, se davvero qualcuno ha un attimo il feeling che ti sei perso, non sai cosa stai facendo, così ti chiede se hai bisogno d'aiuto. Eccola la domanda. Si vive meglio in Italia o in America? Per la mia esperienza, per quello che ho vissuto io e perché dicono che la felicità sia data dalla profondità dei rapporti umani, io direi che si vive meglio in Italia, ma dipende dalle priorità. Io amo anche il mio lavoro e vivo anche per lavorare, cosa che non sia necessariamente positiva, e da questo punto di vista forse l'America ti dà più possibilità. La profondità dei rapporti invece, se non c'è e non si riesce a ottenere in una società, è difficile, a meno che non si coltivi i rapporti solo con le persone più vicine alla tua sfera, e quindi italiani o europei. Però insomma, io ho tanti amici italiani che non hanno minima intenzione di tornare in Italia, e poi onestamente per vivere in una città come New York devi guadagnare tanto. Eccoci qua. Partendo dal fatto che anni fa avevo molto, anzi proprio negli anni è proprio scemato pian piano il mio desiderio di vivere in America, mi piacerebbe davvero poter fare utopisticamente qualche mese là e qualche mese qua, forse 3 mesi là rispettivamente e 9 mesi qua. Questo forse rispecchia il mio giudizio su questo, cioè lì, essendo un po' il paese dei balocchi, come ogni paese dei balocchi che si rispetti, ha un tempo limitato per essere vissuto in maniera piacevole e sana, perché sennò piano piano in qualche cosa è molto probabile che tu debba scendere a compromessi. Di mangiare sano è più faticoso, cercare di mantenere un buon livello di introspezione è più faticoso, quindi è tutto entertainment. Però ormai l'entertainment è così facile da trovare anche qua. Sicuramente preferisco vivere qua, però qualche mese di America ogni anno lo vorrei. Non c'è risposta. Anch'io me lo chiedo praticamente tutte le settimane, non ho la risposta, perché ora che sono qua mi manca l'Italia, quando sono in Italia mi manca l'America. Alcuni aspetti mi piacciono di più degli Stati Uniti, altri ovviamente l'Italia, che va oltre famiglia e amici ovviamente. Quindi direi che non ho una risposta per questa domanda, sfortunatamente.
Penso che non ci sia una risposta univoca a questa domanda, perché il vivere bene in un posto forse dipende sì dal posto, ma forse anche dipende da quello che noi cerchiamo. In linea generale io ho il feeling che si viva meglio in Italia guardandomi attorno, ma questo non vuol dire che io viva meglio in Italia. Forse si vive meglio in Italia, ma si può vivere benissimo anche negli Stati Uniti. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io mi sono divertita a girarlo e grazie mille alle persone che hanno partecipato. Vi ricordo Cambly, autunno, Sonia Po, inglese, studiare, essere produttivi, migliorare. Ragazzi, seguitemi anche su Instagram. Grazie mille di aver guardato il video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciatemi un like. Ciao! Ciao, grazie mille, è stato un piacere, Sonia, a chiacchierare con te. Continuerò a seguirti, ovviamente. Peace! Ciao! Ciao!